Buongiorno e benvenuti in un nuovo vlog. Oggi è venerdì 3 novembre e qui c'è proprio un tempo da autunno, inverno, è tutto nuvoloso, c'è il vento e prima c'è stata anche la pioggia, però penso che in generale per tutto il giorno pioverà perché il cielo è completamente coperto e non promette bene, ecco. Io mi sono fatto il mio cappuccino. Sì, qui c'è un po' di caffè che è colato e sono esattamente le 7:50, quindi adesso cerco di godermi la mia colazione in pace perché i bimbi sono lì a dormire. Tra poco li andrò a svegliare perché la piccola deve andare all'asilo e il piccolino invece deve venire con me perché dobbiamo fare alcune commissioni. Avrei già voluto utilizzare il vlog ieri e da un lato me ne pento perché poi da una giornata semplice casalinga è venuta mia zia con mia cugina, sono venuta a trovare mia mamma che appunto purtroppo si è fatta male una gamba e io e mia cugina appunto siamo andate a raccogliere castagne. Quindi è stato proprio un bel momento, un bel pomeriggio, poi le abbiamo fatte al forno, buonissime. E abbiamo raccolto 4 kg di castagne, cioè abbiamo trovato il mondo ed eravamo anche abbastanza giù perché si sa che più si sale e più se ne trovano. E, però ecco, siamo andate anche tardi, quindi ci sta, e anche tanto. Me ne sono tenuta un po' e che andrò a fare, penso, metà bollite e metà caldarroste. Voglio provare a farle in friggitrice ad aria. E vediamo un attimo poi come sarà il risultato finale, anche perché vorrei farle provare i bimbi in quanto non le hanno mai mangiate. E nulla, adesso io mi godo la mia colazione perché poi devo andare a svegliare i pupi. Questa è parte del bottino di ieri, e quelle che mi sono tenuta io, praticamente circa 3 kg, poi se li sono portate mia cugina e mia zia. E queste qua voglio andare a provare a farle nella friggitrice d'aria e vedere insomma come vengono perché non le ho mai fatte lì. Comunque, rieccomi, io sono pronta. Ho messo una tuta. Questa qui è di Shein della sezione curvy. E giusto adesso mi sono fatto una passata di mascara. Il nuovo mascara che vi ho fatto vedere in uno degli ultimi vlog, che è questo qui, il Defense Color di Bioniche, il 3D mascara, che io ho acquistato con la promo 1 più 1. Non so se nelle farmacie lì in zona da voi ci sia, ma in buona sostanza il prodotto meno caro della Bionic vi viene fuori gratis, quindi è un omaggio. Voi pagate quello più caro. Infatti io giorni fa, in realtà qualche settimana fa, ho preso cipria e mascara. In tutto ho pagato 25,90 entrambi i prodotti. Non ricordo quale costasse di più, però il mascara fa l'effetto, mette a fuoco, che io voglio. Oltretutto non brucia gli occhi perché è appunto per occhi sensibili, non so perché non mette a fuoco oggi, ok. E in più se ne va veramente con poco, anche perché questo qui non è la versione waterproof, c'è da dire, però basta passare un po' di prodotto sugli occhi, non serve sprecare troppo e se ne va. Il bello è proprio questo, che a me gli occhi non bruciano, posso truccarli poco, tanto che comunque con i prodotti Bioniche non ho alcun tipo di problema. Quindi sono contentissima della resa finale, che penso si veda bene. E adesso ho anche preparato il piccolo che è di là a giocare con la moto e andiamo perché devo fare la spesa alla mia mamma, che appunto si è fatta male alla gamba e quindi poverina è allettata praticamente. Per cui niente, scappo e vi portiamo con noi. Di ritorno a casa, sono sconvolta perché fuori il tempo è sconvolgente, c'è un vento assurdo. Ho appena portato sulla spesa da mia mamma, adesso metto i cartoni al piccolo, così nel frattempo ho già messo a bollire l'acqua per la sua pastina. Ho fatto un po' di spesa, perché comunque c'erano cose che erano già terminate e ci servivano. Intanto un acquisto casa nuova molto buono, che purtroppo si era rovinato, l'abbiamo buttato, e la bistecchiera della linea Elegance, questa è 28x28 cm ed è di questo colore, bellissima, proprio stasera l'andrò ad utilizzare perché ho preso appunto le bistecche per me e mio marito, e poi vi faccio vedere cosa ho preso.
yogurt per i bimbi, questi a 99 centesimi, prezzo fisso della Granarolo, questi sono al cacao. Poi le solite olive Conad, queste intere essiccate buonissime, noi le usiamo veramente da una vita. Poi c'erano i nipioli in offerta, io tengo sempre gli omogenizzati per dispensa, ho preso questi tacchino. Poi pastina per i bimbi, dovrei aver preso due pacchi, allora al momento mi è venuta in mano questa di tagli lisci, che andrò a fare appunto tra poco a Michael. Lo sgombro che mangerò per pranzo per provare, questo cono da 1,99. Del pane fresco, mezzo chilo per stasera. La pasta de cecco formato convenienza, questo da un chilo in offerta 1,49 euro, e ho preso le penne rigate. Poi del pane per sandwich, ma noi questo si è schiacciato poverino, lo usiamo per i toast, questo è l'amorato in offerta 1,45 euro. Poi la marmellata, voglio provare questa qui verso natura Conad, contiene solo zuccheri della frutta. Speriamo che sia buona perché essendo in offerta in caso poi prenderò un altro barattolo. E poi sempre con 1,90 euro ho aggiunto appunto alla mia spesa l'acquisto del gufetto. Vediamo che gufetto troviamo. Finalmente avevo paura di trovare lo stesso l'altra volta e invece no. Abbiamo trovato il Goofy Talking Cricket. Lui. Aspetta. Questo qui. Carinissimo, che anche quest'anno sicuramente utilizzerò come segnaposti poi durante il periodo natalizio. E poi primo sacchetto andato, poi ho preso, vediamo se riesco a non strappare la busta, e ce la faccio, sempre in offerta questo Nescafè ginseng da zuccherare, questo non va mai in offerta praticamente, a 2,25 euro, quindi ne ho approfittato e ne ho presi due perché a confezione prezzo base costa 3,39 euro. Poi ho preso i pancake della Mulino Bianco da avere come scorta magari quando abbiamo finito le uova per farli in casa, o comunque se andiamo di fretta la mattina per una colazione più veloce. Questo voglio vedere anche se piace ai bimbi, magari con un po' di marmellata sopra, un po' di miele, insomma, vediamo un attimo. Poi altra confezione di yogurt per i bimbi, sempre Granarolo ma alla fragola, e il secondo pacco di pasta, questi fusilli, ovviamente sempre de cecco, sempre in offerta, questi sono molto buoni. Poi questo è un succhino, vabbè, che si è bevuto Michael, della Melinda, e poi il mio dentifricio, questo Elmex Professional. Ok, secondo sacchetto andato, poi terzo ed ultimo sacchetto, questo è pesantissimo, infatti lo lascio qui, che è meglio. Ho preso due bistecche, come dicevo, per stasera, Michael mi ha bucato una, quindi ve ne faccio vedere soltanto una, così, per me e mio marito. E poi per i bimbi c'è già la fettina che già abbiamo, lascialo questo Michael, che proprio tu l'hai bucato. Poi l'altro pacco di pastina, le pipette rigate, io non ho capito se sono bagnate a causa del sangue della bistecca, no, ma sembra di no. Ok, poi ho preso questi peperoni grigliati da avere in dispensa, il latte fresco ai bimbi, questo Parmalat che dura di più, con vitamina D, con l'aggiunta di vitamina D. Poi questo finish in offerta, Power Gel, questo qui da 60 lavaggi in offerta, se non sbaglio, a 5-6 euro, non lo ricordo più, comunque mi serviva. E poi basta, è finita questa spesa neanche settimanale, diciamo. Ho preso proprio quello che non avevamo preso insomma l'altra volta quando abbiamo fatto la spesa, e qualcosina che mi serviva perché era alla fine. E quindi niente, io adesso vado a cucinare anche perché il piccolo ha fame, e devo andarlo a cambiare perché ha fatto la pupù, c'è una puzza devastante qui, quindi
corriamo a cambiare questo pupetto e noi ci vediamo dopo. Non potete capire la disdetta proprio che mi è successa a pranzo, cioè la sfiga è il fatto che proprio oggi non dovevo pranzare, assurdo. Come avete visto prima, vi ho mostrato lo sgombro Conad che ho preso giusto oggi per provare, non avevo mai provato, e che quello che doveva essere il mio pranzo. E che non è stato, perché l'ho assaggiato e il sapore è veramente troppo forte, cioè non mi piace, mi dava nausea. E oltretutto, rispetto agli altri filetti di sgombro che ho provato di altre aziende, c'è anche proprio la pelle, quindi no, anche proprio la consistenza della pelle mi urta, infatti è un'esperienza terribile, però vabbè, questi sono gusti e quindi ci può stare. Al che dovevo cambiare pranzo e mi sono detta, ci sono due mozzarelle che scadono domani, ne mangio una e l'altra la metto nel panino a mio marito, quindi per il pranzo di domani. Vado a preparare la mozzarella e sto per preparare i pomodori, ma nel frattempo do un morso, non l'avessi fatto mai, non sapeva di niente a livello di odore, ma il sapore era di un'acidità, ma un'acidità pazzesca, infatti sono praticamente scadute oggi perché altrimenti non si spiega, al che dico vabbè, è andata a male una, l'altra si salverà. L'altra neanche la apro, esce una puzza di acido, di mozzarella andata a male, terribile, al che ho detto vabbè, le mozzarelle vanno buttate, lo sgombro era terribile, un odore molto forte, un sapore molto forte, oggi è proprio destino che non devo pranzare. E infatti alla fine mi sono fatta un tè al limone, quello della Coop che è buonissimo, ultimamente devo dire che mi ricerca tanto, con i cereali integrali frutti rossi e una barretta sempre di cereali. Questo è stato il mio pranzo, ho mangiato questa barretta in più perché ho anche preso l'antibiotico, quindi per paura poi di star male, perché mi è successo di sentirmi debole, avere giramenti di testa, quindi siccome l'antibiotico un po' debilita ho cercato di mangiucchiare quanto più possibile. E quindi, perfetto, né sgombro né mozzarella, bene. E questa è stata la mia sventura del pranzo di oggi, delle 13.30. Ora sono le 14.55, io sto per andare a prendere Melanie. E siccome però resta qualche minuto, vi faccio vedere come ho addobbato casa per Halloween, perché poi quest'anno non sono riuscita a riprendere nulla, né a fare il video degli addobbi, tantomeno a fare il vlog che avevo in mente di fare, perché poi è vero che per gran parte della giornata è stata una giornata semplice, però poi la sera siamo stati a cena da alcuni amici, che anche loro hanno un bimbo, e quindi i bimbi si sono stradivertiti. Io avevo preso anche dei dolcetti tema Halloween, ve lo lascerò qui mentre parlo, così vedrete i dolcetti quanto erano carini, e devo dire anche che erano molto buoni, l'ho presi a una pasticceria all'interno di un Conad, ed erano cuore di Nutella con la crema sopra il mandarino. Erano cupcake al cioccolato, quindi questo contrasto cioccolato-mandarino ci stava, anche se secondo me poteva starci meglio l'arancia, devo dire la verità, il mandarino era un po' amaro, stranamente, però vabbè, erano molto buoni comunque. E quindi nulla, vi faccio vedere praticamente adesso casa, tanto gli addobbi sono quelli dell'anno scorso e sono gli addobbi che mi ritrovo da una vita e con cui addobbavo camera mia, però sono in ottimo stato, ai bimbi piacciono tanto e devo dire la verità riempiono tanto il salotto e fanno sentire questa atmosfera di Halloween che poi purtroppo dura solo un giorno, però noi solitamente quando addobbiamo sempre una settimana prima. Quest'anno infatti è stato un caso, e poi per tutta la settimana continuerò a tenerli, quindi se Halloween capita infrasettimanale come quest'anno, gli altri giorni la casa rimane comunque addobbata. Quindi in questo caso li terrò penso fino a domenica, poi li toglierò lunedì mattina. Allora, questi sono i vetri, come vedete, ho diviso un po' gli sticker perché purtroppo sono pochi, infatti l'anno prossimo voglio andare ad acquistarne altri, e al vetro qui al centro ho messo questi due, il ragno e il pipistrello, che sono di gomma con la ventosa. Questi qua addirittura l'ho presi al tabacchino qui in paese quando andavo alle scuole medie, quindi un bel po' di anni fa, e sono i soliti appunto sia sticker che personaggi di Halloween che ho messo ai vetri. Adesso vi faccio vedere il resto.
Su questo mobiletto, questo qui è di Lidl, qui c'è ancora una rimanenza del secondo compleanno di Michael. Ho messo questa zucca che con le batterie si accende, però al momento è senza, la streghetta, le stelle filanti che riempiono anche un po' e fanno più l'atmosfera Halloween, e poi ci sono questi disegnini che avevo fatto io un sacco di anni fa, terrificanti, vabbè, ero anche piccola. E che avevo ricreato proprio per la camera, dove ho attaccato un filo di questi da cucire con lo scotch dietro e che potevo appendere sulla finestra, sulla maniglia della porta, un po' dove volevo, e ancora ce li ho. Quindi, avendoli conservati, ho detto: sai che c'è? Li utilizzo. Infatti, l'anno prossimo voglio farvi il tutorial su come crearli. Quest'anno ho fatto solo quello della zucca, quindi mi raccomando, andate a dare un'occhiata. E qui c'è la scopetta che ho sempre fatto io. Qui sulla parete del soggiorno che ho addobbato tutto, come vedete, sono varie cose, tra cui statuette di Halloween, anche queste le statuette di una vita, sempre questi disegnini ricreati da me, il festone. Questa qui è la prima borsetta di Melanie per chiedere dolcetto e scherzetto che ce l'ha da quando è nata. E questa invece era mia, che è della Kinder, e all'interno c'erano le cioccolate, insomma la uso come addobbo. E poi qui c'è il nuovo addobbo, questo qui è una zucchetta che si accende sempre con le batterie che ha preso mia mamma e i bimbi, e in realtà doveva prenderne due, però purtroppo in negozio ce n'era solo una, e infatti quest'anno per Halloween l'abbiamo accesa. Questo spendapasseri ce l'ho anche questo da una vita. E poi qua giù, adesso l'ho messa qua, c'è la famosa zucca del tutorial che vi faccio vedere e che mi dà tanta soddisfazione perché ragazzi l'ho pagata 7,49 euro, inconsapevole perché il prezzo che c'era scritto, quello di vendita, si riferiva al chilo. Io ero convinta che i 2,49 euro invece fossero il prezzo della zucca, invece 2,49 euro al chilo. Quindi poi, una volta arrivata in cassa senza averla pesata, me l'hanno pesata e mi sono dimenticata di chiedere e l'ho pagata ben 7,49 euro. Però dà soddisfazione perché considerate che l'ho intagliata il 31 pomeriggio, oggi è 3, siamo ormai al pomeriggio e sta durando. Quindi questa qui finché durerà la accenderò. Oltretutto devo finire di vedere Saw X, è uscito il nuovo film di Solo Enigmista, che abbiamo visto ieri sera, solo che io a un certo punto del film sono crollata e quindi devo farlo a bassa voce perché c'è Michael che sta riposando. Devo finire di vederlo e aspetterò che Melanie si addormenta e lo finirò, così poi voglio vedermi Nightmare Before Christmas perché quest'anno appunto ad Halloween non siamo stati a casa, siamo stati a cena da amici e non ci siamo fatti come dire, la serata film, maratona film, ecco. Devo scendere anche la plastica e quindi c'è l'odore dello sgombro dalla scatoletta aperta. Bene. E quindi io di solito, è proprio una mia usanza se vogliamo. Fatto un casino assurdo. Nel periodo che precede il giorno di Halloween, quindi si tratta comunque di giorni, e in quello che lo sussegue, guardo sempre, scusate ma qui c'è buio, guardo sempre qualcosa a tema Halloween, e Tim Burton c'entra proprio il tema di Halloween con Nightmare Before Christmas. E anche con la sposa cadavere, quindi voglio andare a vedere uno di questi due oggi, mentre magari i bimbi riposano se riesco, perché per quanto siano cartoni non sono proprio della loro età e magari non avranno neanche l'interesse di guardarlo pur volendo. E così niente, visto che c'è anche il tempaccio fuori, mi ricerca un casino fare un pomeriggio sul divano con il plaid, mentre i bimbi riposano mi rilasso anch'io. E con un bel film horror o comunque tema Halloween. Mannaggia, va male la zucca, amore. Poi quella lì va buttata, sai?
Lo so, amore, che ti ci sei affezionata, però è una zucca fresca, non è finta, è vera, mamma. Cosa c'è? E vai, fai gara a gara alla zucca di Halloween, vai. Brava, visto? Adesso l'accendiamo, ok? Ora della merenda. È stata una figata, So Weeks, l'ho finito di vedere, infatti non ho dormito, però in compenso Melanie è riposato. Adesso finisco la mia merenda e poi voglio fare le caldarroste, come vi dicevo, e probabilmente anche degli snack con il riso soffiato e il cioccolato al latte. Li voglio fare così perché io li adoro col cioccolato fondente, ma mio marito un po' meno, quindi le faccio direttamente col cioccolato al latte che piacciono a tutti, anche ai bimbi. E poi, se mi rimane tempo, faccio anche i brownies, non lo so. Però oggi ho voglia proprio di impastrocchiare un sacco la cucina, di fare un sacco di cose. E quindi niente, siccome ancora Michael dorme, ne approfitto per fare merenda in santa pace. E poi andrò a fare tutte queste cose che vi farò vedere. Sono le 19:50. Melanie è un po' con mia mamma perché lei tanto è tranquilla, fondamentalmente con mia mamma ci sta. È voluta ad andare a salutare un po' la nonna, giustamente. E Michael è di là, che ultimamente è una pazzia per Daniel Tiger come cartone. E io sono venuta di qua a preparare la doccia perché ne approfitto di questo momento libero, che è anche l'unico. Per fargli la doccia, così me l'anticipo. E ho già fatto l'insalata per dopo, per tutti quanti. E la carne la farò per ultima, tanto devo farla sulla piastra arrostita. Fra l'altro, proprio su quella piastra che avete visto oggi, la bistecchiera della linea Elegance di Casanova. E così, ecco, ho tutto fatto, anche lavato quei 2 o 3 piatti della mensa che Melanie porta all'asilo. E adesso preparo il bagno per Michael, che ormai fa anche freschetto per lo più di sera, perché di giorno fa caldo per quelle che dovrebbero essere le temperature. Però di sera fa freschetto e quindi in bagno accendiamo la stufetta. Questo talco non talco che ancora non l'abbiamo finito. I saponi invece ci sono tutti in doccia, sì. E poi farò lo stesso con Melanie, però con Melanie vediamo se prima di cena o dopo cena, perché appena scenderà può essere che ha fame e vorranno mangiare, quindi vediamo un attimo. In tutto ciò volevo farvi vedere questo prodotto della Bioniche, o Bionike, chiamatela come vi pare. Questo è lo shampoo sempre linea Tritherm Baby. È buonissimo questo shampoo, ultra delicato, non lascia i capelli unti, li lascia profumati per giorni puliti. L'ho trovato in farmacia in offerta 8 euro, altrimenti il prezzo, se non erro, è 9,90 euro. Però devo dire la verità, io le aziende con cui mi sono trovata bene un po' con tutti i prodotti sono veramente poche. E oltre alla Bioniche c'è l'Eufydra e la Mustela. Per il resto, ho comunque provato altre aziende anche come, che ne so, la Fissan, che è una delle più commerciali, la linea Coop, per i bambini, che non è male, devo dire la verità, e la linea, se non erro, Natura Verde e anche, Fiocchi di Riso, però Fiocchi di Riso bocciata, cioè veramente. A Melanie avevo preso la crema per i rossori intimi, così quando era appena nata le ha fatto uno sfogo assurdo. E invece di prevenirli li portava proprio, però vabbè, ormai avendone provati tanti so già quali sono le migliori per i miei bimbi. E ho anche provato la linea dell'Umana, devo dire la verità, sì, anche quella non è affatto male come shampoo e bagnoschiuma ultra delicato, perché mi è tornata molto utile d'estate in quanto i flaconi sono piccoli, quindi sembrano più dei flaconi da viaggio, molto molto comodi da portare dietro.
E quindi adesso sì, c'è un po' la luce del corridoio, siete un po' in penombra. Ne approfitto per girare questo pantalone perché io li giro sempre se hanno magari stampe o sono delicati. Così in asciugatrice non si rovinano col calore, anche se c'è il programma Baby Protect che è per i bambini, però preferisco far così, insomma, almeno vado sul sicuro. E adesso vado a prendere la peste perché deve assolutamente fare la doccia, così siamo già a metà lavoro, poi manca Melanie e mi devo impigiamare solo io. Ok, bagnetto fatto, Michael è super pulito e profumato, Melanie è scesa. E aspetterò un altro po' perché ancora non reca la mano cibo, quindi vediamo un attimo cosa mi resta da fare. Nel frattempo oggi ho anche chiamato la pediatra per i vaccini anti-influenzali perché quest'anno li andremo a fare, penso di farlo anch'io, perché per chi mi segue sa che l'anno passato è stato un anno abbastanza travagliato a livello di salute, ci siamo ammalati veramente tanto e io ho avuto un sacco di volte placche, febbre alta, loro anche, raffreddore, comunque influenze su influenze, veramente troppo. E quindi siccome lei va all'asilo, bene o male i malanni sono all'ordine del giorno, non ho intenzione di farla stare più a casa malata, poverina, che altro. E ho intenzione di farle fare l'antinfluenzale, anche perché più di un pediatra ce l'ha consigliato. Comunque cena fatta, poi non ho più ripreso. Ho fatto la bistecca con l'insalata che dicevo prima. I bimbi stanno finendo di mangiare sempre la carne, anche loro, solo che loro ho fatto una fettina più sottile. E stasera il papi farà un po' tardi, quindi niente, adesso aspetto che finiscano di mangiare, poi doccio Melanie e gli faccio il lattuccio come ogni sera e niente, inizierò a guardare qualcosina magari finché arriverà. E nulla, sono ancora le zanzare, oggi mi hanno morsa entrambe le gambe, una cosa incredibile. Cucciolo, ciao amore mio, mettiamo i bimbi, allora, girati piano piano, no? Aspetta che li mettiamo. Sì, sei là che guardi i bimbi e la mamma va a lavare i dentini, ok? Sì, no. Sì, no, sono tutte poche. Ecco qua, guarda. Li abbiamo trovati. Comunque, ragazze, sto adorando tantissimo il Rio Melaceto. È ottimo, oltre a disinfettare lascia un buon profumo di aceto che non è affatto forte perché non è l'odore dell'aceto classico ovviamente, e poi sgrassa, infatti non ho più un prodotto specifico per il piano cottura ma uso questo qui per sgrassare, per pulire a fondo, profumare, disinfettare e ovviamente come vedete fa la schiumetta, quindi poi faccio un'altra passata o almeno due, toglie veramente tutto, il munto, il grasso. E in più sto usando, che poi uso da una vita, anche il Nabisan, che è un disinfettante molte superfici senza risciacquo, quindi per me questi due sono una combo perfetta, devo essere sincera, e sono contenta di utilizzarli perché la casa è pulita e disinfettata al meglio, e se puliamo a fondo almeno una o due volte a settimana il bagno, il Napisan disinfettante spray può essere utilizzato anche lì per sanitari e tutto il resto, quindi top direi. Ok, seggioloni puliti, anche se questo in realtà non lo stiamo utilizzando,
Infatti vorrei andare a conservarlo perché questo è ottimo come alzasedia, ma anche come seggiolone da viaggio. E Michael lo siedo sempre solo, cioè sempre solo qui, no, lo siedo solo qui tra i due, ma per il resto si siede anche a tavola, vicino alla sorellina, con la tovaglietta, mangia tranquillo. Però ancora il seggiolone è molto utile magari per la mattina che è stanco e, o comunque in generale per farlo mangiare meglio, perché è un po' basso per la seduta della sedia. Però questo qui non lo stiamo utilizzando, Melanie è grande ormai, si siede a tavola sempre e quindi vorrei andare a conservarlo per un domani. Cucina pulita, lì manca vabbè qualcosina ancora tipo tovagliolo e tovaglietta. Adesso vado a finire di apparecchiare e qui sto aspettando che mio marito arrivi, così faccio la bistecca. E qua invece ho due cose da lavare per domani, perché praticamente si è scassato il microonde e tutte le volte mi serve il bollilatte per riscaldare il latte. Un casino, cioè in realtà non funziona da quasi una settimana, però dava segni di cedimenti già da qualche mese. Anche se poi magicamente si era ripreso, però adesso è proprio morto, è andato, cioè non funziona più. E infatti uno dei prossimi acquisti sarà proprio un microonde, e perché non è che sia proprio essenziale, però è molto comodo e anche veloce nel riscaldare i cibi, quindi diciamo che più per questo. Per il resto mi sto arrangiando tra piano cottura e friggitrice d'aria, perché la sto usando veramente per tante cose, però ovviamente il microonde fa comodo, c'è poco da fare. Melanie è di là a guardare i video di bimbi, che non so se i vostri bimbi, grandi o piccoli che siano, l'hanno mai visti, ma c'è questa mamma con i suoi figli che fanno questi video con pupazzi, viaggiando nel giardino di casa, insomma ovunque, e ha una fissazione per questi tipi di video. Io nel frattempo finisco di apparecchiare per mio marito e dopodiché vado a lavare i denti, a lavare il viso, così mi porto avanti con il tutto. Vedremo sicuramente la replica di Uomini e Donne, che ormai è praticamente il programma di ogni sera, mio marito non se ne perde una. E poi penso che inizieremo a guardare un film, una serie, vediamo. Vediamo cos'altro riuscirò a riprendere. In ogni caso vi saluto adesso. Vi lascio un grosso bacio e vi lascio anche la buonanotte. Detto questo vi ricordo di iscrivervi al canale, di lasciare un bel like di supporto e spero tanto che anche voi vogliate entrare a far parte della nostra piccola grande famiglia di YouTube.